Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Dunque siamo entrati nella fase calda del campionato di Serie B, mancano soltanto 3 giornate per il Pescara, 2 partite. Infatti mercoledì 1 maggio si tornerà in campo, ma il Pescara riposerà. 2 gare ancora per i biancoazzurri, sabato a Venezia alle ore 15 e poi l'ultima in casa con la Salernitana sempre alle ore 15. Tra poco vi daremo anche le date e gli orari dei playoff, notizia che è uscita nelle ultime ore. Siamo qui per commentare l'andamento di questo campionato dopo il pari in casa con il Verona davanti ad una splendida cornice di pubblico. Finalmente si è rivisto il calore del pubblico di Pescara, il record stagionale è servito però ben poco per conquistare una vittoria che poteva dare un orientamento diverso in questo finale di stagione. E diversi pensieri sulla partita, dal presidente all'allenatore, un po' tutti hanno dato dei giudizi discordanti su questa prestazione, che personalmente ritengo una delle peggiori degli ultimi anni per quanto si è visto in campo, però ognuno può vederla in maniera diversa. Il calcio d'altronde è bello anche per questo. Abbiamo titolato Pillon col fiato grosso, intanto in riferimento alla partita con la formazione scaligera, perché il Pescara nelle ultime 8 partite di campionato ha racimolato soltanto 7 punti, d'altronde sono 19 punti conquistati in questo girone di ritorno rispetto ai 32 conquistati all'andata. Comunque abbiamo tanti argomenti da affrontare, vado a presentare gli ospiti di questa puntata. Saluto Luca Pennese, buonasera Luca, ben rivisto. Un bentornato a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te, grazie. Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo. Ciao, grazie dell'invito. Di fronte a me abbiamo Totò De Leonardis, Totò, buonasera. Buonasera. E poi Francesco Di Francesco. Buonasera, salve. Francesco. Un saluto ad Andrea Costantini che ha diverse notizie questa sera. Buonasera Andrea. Sì Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Intanto la Serie A, perché si è da poco concluso il posticipo di Bergamo, Atalanta che ha battuto il Sassuolo, Atalanta che ha battuto l'Udinese per 2-0. Tra poco Fiorentina Sassuolo alle ore 21 chiuderà la giornata di Serie A. Tra le notizie di giornata, partendo dalla mattina, il deferimento a carico del Palermo e dei presidenti Zamparini e Giammar, ma del presidente del collegio sindacale Morosi, è stato poi deferito il Palermo per responsabilità diretta e oggettiva, il tutto per irregolarità gestionali e tutto si lega all'inchiesta della procura di Palermo. Secondo il Palermo Calcio questa inchiesta è un atto dovuto, questo si è detto nella nota diramata dalla società Rosanero. Andrea, che è tutto, scusami, in corsa. Il Palermo può rischiare anche una penalizzazione in questo campionato? Assolutamente sì, essendoci la responsabilità oggettiva, ma rischia anche di più essendoci la responsabilità diretta. Chiaramente poi starà agli organi inquirenti, in particolare poi agli organi della giustizia sportiva, definire i vari gradi di giudizio. Scusami se ti interrompo Andrea, aggiungi notizia anche che le squadre coinvolte nei playoff faranno sicuramente ricorso per l'inserimento del Palermo nei playoff, proprio perché c'è questa situazione drastica a livello finanziario. Il Palermo potrebbe anche essere escluso, però vedremo cosa decideranno in federazione. E peraltro, anche se è difficile, il Palermo è ancora in corsa matematicamente per il primo e secondo posto, quindi per la Serie A diretta. E peraltro, parlando di playoff, come avevi anticipato, ci sono le date diramate un'ora e mezza fa dalla Lega Serie B, possiamo vedere in sovrimpressione. Intanto nell'assemblea di oggi è stato varato all'unanimità l'utilizzo del VAR per i playoff e playout della Serie B. E poi le date: turni preliminari, potrebbe essere coinvolto il Pescara, o venerdì 17 maggio, la quinta contro la la sesta contro la settima, e poi sabato 18 maggio la quinta contro l'ottava, ore 21. Ricordiamo, queste sono partite secche, si gioca in casa della migliore classificata, in caso di parità si andrà ai tempi supplementari, in caso di parità passerà la migliore classificata.
Semifinali, martedì 21 maggio, la vincente sesta-settima contro la terza, mercoledì 22 maggio, quinta-ottava, la vincente contro la quarta, e queste sono le partite d'andata. Le gare di ritorno rispettivamente sabato 25 maggio e domenica 26 maggio, sempre alle ore 21. Gare di finale, andata e ritorno, giovedì 30 maggio l'andata, domenica 2 giugno la partita di ritorno. Questo sarà il cammino verso la Serie A. Insomma, tutte le partite si disputeranno in notturna alle ore 21, giusto per cambiare, no? Sì, sì, sì. Peraltro, mentre le gare di primo turno e di semifinale sono già fissate alle ore 21, manca la fissazione delle ore 21 qui, se vediamo da comunicato, però è presumibile che anche le gare di finale si giochino alle ore 21. Poi ci sono state anche le decisioni del giudice sportivo per le partite del primo maggio, giusto? Ci sono le decisioni del giudice sportivo, squalificato Ledian Memushai, che era diffidato ed è stato ammonito nella gara contro il Verona, salterà Venezia Pescara, salterà la medesima partita l'esterno del Venezia Lombardi, che è stato espulso contro il Crotone, due giornate combinate a Lombardi, dunque salterà sia la gara di dopodomani del primo maggio, sia la gara del prossimo sabato contro il Pescara. A te. Bene, grazie Andrea, intanto saluto anche Maurizio Da Qui in regia. Insomma, ci stiamo avvicinando alla fine anche di questa stagione sportiva. Abbiamo vissuto un anno in questo salotto nel commentare le vicende della squadra, l'inizio esaltante, il primo posto in classifica, poi nel giorno di ritorno le cose non sono andate come nella prima fase della stagione, tanti argomenti trattati, e questa sera ho voluto invitare proprio coloro che più spesso hanno partecipato a questa trasmissione. È vero che siamo arrivati proprio alla fase finale, però questo torneo può riservare ancora delle sorprese, in positivo e in negativo. Ovviamente ci auguriamo qui a Pescara di raggiungere il miglior piazzamento. Allo stadio sabato abbiamo rivisto il gran pubblico, era una sfida particolare perché si giocava contro il Verona, poi era anche l'anniversario del tifoso Domenico Rigante. È mancata però la bellezza della partita, non perché non sia stata una gara intensa, però il Pescara che passa in vantaggio con Sottile ha fatto sognare i suoi tifosi, poi è apparso rinunciatario in campo, alla fine dopo il gol dell'1-1 ha avuto anche la possibilità di vincere la partita, però restano i mugugni per alcuni, per altri invece è stato un piccolo passo avanti in classifica, anche perché le altre per fortuna ci stanno aspettando e stanno arrivando risultati davvero clamorosi in questa Serie B, che qualitativamente forse ha fatto un passo indietro. Allora, vediamo in studio come la pensano i nostri amici, partiamo dal più esperto, da Totò De Leonardis. Totò. La partita che ho visto io credo che l'abbiamo vista un po' tutti. Il Pescara ha fatto quel gol bellissimo, tra l'altro lancio di Brugman, finalmente si è sbloccato questo ragazzo Sottile che purtroppo avevamo visto pochissimo da gennaio in poi. E poi da quel momento in poi, c'era cioè, il sesto minuto, da quel momento in poi la partita l'ha fatta solo il Verona. Praticamente per stesso palla anche al 70%, ma soprattutto per ora l'ha giocato fino al pareggio, l'ha giocato nella metà campo del Pescara, cioè l'ha giocata proprio, nel senso che con tutti gli uomini davanti, e il Pescara l'ha subita. Quindi sotto questo aspetto è chiaro che è stata una partita cioè, tu speravi che ce la facessi, però il pareggio del Verona non è stata una sorpresa, nel senso che la partita l'ha fatta e credo che l'abbia pure meritata. Tra l'altro prima di questo pareggio ci sono stati questi cambi di Pillon, che insomma sai, non è un caso, voglio dire, se loro cambiano due giocatori mettendo una punta in più Pazzini, ma soprattutto l'esterno che poi ha fatto il gol, e Pescara si è subito messo col difensore in più e quel momento la partita l'hanno pareggiata, questo è dato di fatto. Poi lo vai a leggere alla fine come ho sentito dire da Pillone, che in effetti il Pescara l'ha chiusa meglio, ha avuto le occasioni per vincere, l'abbiamo visto, però no, le occasioni, cioè, sicuramente la verità sta nel mezzo, nel senso che se dici che è stata meglio
la parte finale, non puoi trascurare che nel momento in cui hai fatto il cambio sia andato peggio, voglio dire. E in più credo che insomma, il fatto che Pescara abbia avuto questa reazione è sicuramente bella. Dall'altra parte c'è stato anche, secondo me, il fatto che il Verona avesse speso troppo, cioè ha fatto 70 minuti tutti all'attacco e quindi si è un po' spenta la squadra, quindi non ripartiva più. Sai, poi nel calcio ci sta tutto, certo. Però quello che almeno ho visto io è questo, perché la partita non è che puoi stare a contestare il pareggio del Verona, anzi, tutto sommato per come è andata la partita fino a quel momento ci è andata pure bene. E quello che resta di positivo sicuramente è il punto, perché sicuramente questo punto è un passo avanti importante per andare ai playoff, mantenendo anche la possibilità di arrivare a un piazzamento abbastanza buono, cioè sono ancora aperti tutti tra i quinto giochi e sesto posto, è ancora a giocare nonostante abbia una partita in mano. Allora vi chiedo, quali sono stati gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questo sabato, Luca Pennese? Intanto l'aspetto, l'unico forse aspetto positivo è il punto portato a casa. Altri aspetti positivi, si è sbloccato un ragazzino di cui abbiamo sentito parlare bene fin dal suo arrivo, ma che abbiamo dovuto aspettare 3-4 infortuni prima di poterlo vedere in campo. L'aspetto negativo è che la prestazione l'abbiamo vista per 70 minuti, un Verona che ha confermato di avere una grossa capacità di palleggio ma una scarsa capacità realizzativa per quanto fatto vedere. Anche per merito di Fiorillo. Per merito di infatti altro aspetto positivo, la straordinaria capacità di Fiorillo di bloccare le occasioni degli uomini di Grosso. È una rivedendo il film e le analisi post partita, credo che in questo momento ci sia una spaccatura nell'opinione pubblica determinata da quanto dal rapporto con il presidente. Oggi chi non sopporta più Sebastiani elogia comunque il punto, il cammino del Pescara di Pillone e il suo tecnico. Chi ovviamente è dalla parte di Sebastiani sottolinea la voglia di difendersi, di speculare sull'episodio, di non proporre novità, di cambiare quando si è obbligati, che sono poi le caratteristiche. Però Luca, non parliamo per conto di altri, diamo dei giudizi personali. A mio avviso Pillone ha un grosso difetto, non cambia e quando cambia lo fa solo perché è costretto. In questo momento il Pescara è arrivato a poter contare su pochi uomini perché quelli che potevano servire non sono stati messi in condizione di servire nel corso della stagione, non sono stati chiamati in causa e ora non sono a disposizione. Riccardo Clinco, stasera so che hai poca voce, quindi devi gestire anche questa problematica. Guarda, cose positive, quella reazione che c'è stata dopo il pareggio del Verona, che abbiamo avuto le due o tre azioni, abbiamo comunque per la prima volta provato a vincere una partita che in quel momento poi si era messa male. E cose negative, quello che ti ho detto nelle ultime 7-8 giornate, un atteggiamento di una squadra rinunciataria, una squadra che nella prima parte di campionato ha fatto gioco, una squadra che nella seconda parte di campionato subisce il gioco degli avversari. Noi subiamo ogni settimana il gioco degli altri e giochiamo su qualche guizzo, su qualche individualità. Ti ripeto, l'atteggiamento deve cambiare perché manca quel qualcosa. Sì, ma ormai siamo a fine campionato, quindi non è che ho capito, ma adesso vai ai playoff che è una terza parte di campionato. La prima parte è l'andata, hai il ritorno e poi esiste il capitolo playoff dove tutti sapete che può succedere di tutto. Se tu vai in campo con una mentalità diversa puoi probabilmente avere anche quel coraggio per andare a fare un'impresa, perché comunque terzo quarti non ci arriviamo e per andare in Serie A una vittoria in trasferta obbligatoriamente dobbiamo farla. In questo caso... Beh, non hai detto, puoi anche vincere in casa e pareggiare fuori, eh? Puoi vincere in casa e pareggiare fuori, sì. Se passi il primo turno. Sì, certo, certo. Giusto. Puoi vincere in casa e pareggiare fuori. Però comunque devi andare sempre sui campi di Benevento o Palermo a fare una partita. E con questa mentalità è molto difficile. Allora,
Paolo, a quale tipo di discorso vuole unirsi? A quello che faceva Luca? Cioè, Riccardo parlava di atteggiamento da cambiare, mentalità da modificare, oppure altri aspetti inerenti, non so, alle scelte dell'allenatore o qualcos'altro, o un'altra chiave di lettura? No, ma guarda, poi lo dicevi tu nell'introduzione della trasmissione, cioè che effettivamente il calcio è talmente opinabile nei suoi giudizi, nei suoi punti di vista, però è evidente che hanno un po' ragione sia Luca sia Riccardo, perché è innegabile che tra i lati positivi ci sia questo punto che fa questa classifica, questo punto che va a fare la classifica davvero bella, no? Soprattutto se pensiamo al girone di ritorno del Pescara, che è stato molto deficitario. Adesso noi ci stiamo soffermando sulle ultime 8 partite in cui c'è stata soltanto una vittoria. Tu hai fatto bene a citare tutto il girone di ritorno, che è un girone di ritorno in grande calo, un po' come tanti giocatori, perché l'emblema di questo calo generale è Mancuso, che davvero lo vediamo con il fiato corto. Quindi io direi che questo punto è una cosa eccezionale, è un premio a tutto il campionato del Pescara, è un regalo no, però un premio sicuramente sì. Mi è piaciuto molto anche vedere questo grande pubblico che ha reso lo stadio Adriatico Cornacchia di nuovo bello, come eravamo abituati a vederlo in passato. Naturalmente hanno fatto notare i miei amici prima Sottil, che effettivamente sta sempre più dimostrando di essere un buon giocatore anche in prospettiva. Di negativo c'è quello che diciamo: il Pescara non vince più, il Pescara è in debito d'ossigeno, il Pescara che anche a livello di opinione pubblica, in questo forse dissento un po', perché fino alla settimana scorsa, fino a 2 settimane fa, forse c'era questa sorta di, tra virgolette, spaccatura sull'opinione anche relativa al tecnico, a Pillon. Invece mi sembra di aver visto, ma naturalmente è un mio giudizio, insomma, tu un po' sei molto social, quindi sei più aggiornato di noi. È un po' un giudizio mass mediatico il mio, però è chiaro che resta il mio e la mia valutazione. E che dopo la partita con il Verona, seppur avendo citato i lati positivi, c'è anche il lato negativo, che moltissima opinione pubblica si è schierata nel giudizio proprio dell'espressione del gioco contro il gioco troppo difensivista di Pillon, e quindi credo che questa spaccatura si stia paradossalmente riducendo a favore. Beh, perché quasi forse di è stato troppo eclatante nella partita con il Verona, sei passato in vantaggio, quindi dopo 6 minuti ti sei abbassato e quindi... Tu l'hai definita addirittura la partita più brutta, insomma, di questo campionato, pensiero personale, no? Per quello... più brutta a livello di atteggiamento. Poi è normale che quando vai in vantaggio, in base alle idee di Pillon, cerchi di speculare sul risultato, però questa volta è stata fatta in maniera troppo, troppo evidente, e per una piazza come Pescara sì, il risultato conta, ci mancherebbe, però qualche trama di gioco potrebbe anche essere apprezzata. Assolutamente sì, quello che io credo è... Quindi forse per questo è aumentato un po' il dissenso verso l'allenatore. Io ritengo che sia molto... È una brava persona, da quello che ho potuto... Detto, sì, cioè, sì. Da quello che ho potuto vedere io, mi sembra che il dissenso, tra virgolette, sia molto aumentato, e questo è un lato che fa anche, diciamo, discutere, no? Qui in una trasmissione, perché indubbiamente se una squadra che è così in alto in classifica fa discutere proprio tanto anche i più ottimisti sulla qualità del gioco, evidentemente questo atteggiamento molto 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 difensivista ha un po' stancato. Prima di chiudere il giro con Francesco Di Francesco, forse Totò voleva inserirsi su questo argomento di Paolo. Una che tutto sommato, una delle cose positive rispetto agli ultimi tempi c'è stata la tenuta. Mi sembra che la squadra, quella reazione finale sia stata anche soprattutto fisica, oltre che, per cui la cosa che non avevamo visto negli ultimi tempi era uno dei problemi.
E un'altra è, cioè, Pescara dovrebbe, secondo come lo vedo io, cioè non è una squadra che si abbassa troppo. Il Pescara non è che si abbassa, dopo l'1-0 ha subito, cioè il problema è soprattutto tecnico, nel senso che la squadra non ha questa forza per giocarsela diversamente. Quindi l'allenatore dovrebbe trovare dei cioè io, visto, come ho visto la partita io, probabilmente... Tutto, parli di forza o di atteggiamento? No, di forza soprattutto, di forza, ma anche di capacità di contrastare un avversario più forte. Cioè la scelta sua di giocare alla fine con la difesa 5, e sì, quella è una scelta rinunciataria, voglio dire, mentre invece se leggendo la partita prima, voglio dire, secondo me c'era la necessità di fare qualcosa in più a centrocampo, dove tu praticamente la palla non l'hai vista mai, quindi secondo me il primo cambio poteva essere, che so, Crecco o Canutè, per rinforzare il centrocampo e cercare di contrastare questa superiorità netta del Verona che ci aspettavamo, voglio dire, perché quello che ci sia la differenza di qualità tra Verona e Pescara è fuori di dubbio, però tu la devi contenere, devi cercare il modo per contenerla. Cioè il primo cambio, voglio dire, Bellini che è entrato in quel momento, che c'entrava con la partita, quando la squadra non riusciva mai a superare la metà campo, è stato un cambio inutile. Probabilmente, secondo me, come la vedo io, certo, ognuno la vede come gli pare, però a mio avviso in quel momento sarebbe servito per contrastare questa superiorità trovare un atteggiamento diverso proprio con gli uomini, cioè gli uomini con un centrocampo più forte, più ritmo, più capace magari di uscire quindi contesti la lettura della partita. La lettura della partita, sì. Francesco? Sono in parte, anzi più che in parte, sono d'accordo quasi del tutto con Totò. Il problema del problema, il male del Pescara è stato il girone di andata, 32 punti, primo in classifica, secondo, terzo, quando tutta la squadra rendeva, tutti i giocatori hanno reso, secondo me, al di sopra di un rendimento normale, perché forse il rendimento normale, ossia il Brugman di adesso, non è il Brugman di prima che illuminava la squadra e dava modo di giocare. La sicurezza tattica di questa squadra non c'è come ci stava prima. Oltre al fatto che lo dicono i numeri, 32 punti come ricordavi tu nel girone d'andata e 19 quelli di ritorno. Io non credo. Però ma sono due partite, quindi 19 sono 19 e 6, 25. Fino a questo momento. Facciamo 20, 19 e 6, che ce lo auguriamo, sì. 25, 32 il girone d'andata, non sei stato capace di ripetere il girone d'andata, perché forse il girone di andata, il Pescara è andato oltre i propri limiti, le proprie capacità, e molte squadre lo hanno fatto nel girone di ritorno, quando tu poi hai rallentato, e tra l'altro hai rallentato anche di molto. Io non credo che sia solo una questione di mentalità, perché, scusate, non vuole essere una né una difesa né un elogio, niente, è un toccare con mano, ma la carriera di Pillon la conosciamo, sì. La conoscono tutti, magari noi lo abbiamo seguito di meno, ma quelli che seguono il calcio più da dentro, se ci parli, ti dicono che Pillon è stato sempre un allenatore, come vogliamo usare un termine che dice tutto e non dice nulla, pragmatico, sì. L'anno scorso è venuto qui in una situazione disastrosa e disastrata e ha preso in mano quella squadra, lì serviva un allenatore con tanta saggezza sul piano dell'esperienza, perché questo bisogna riconoscerla, perché è una vita. Quindi mettendo in evidenza, no, la scelta infelice di riconfermarlo oppure di non chiedere di più ad un allenatore che ha fatto sempre questo tipo di calcio? Sarebbe stato, credo, un suicidio non confermare Pillon dopo la salvezza raggiunta l'anno scorso, quando nessuno credeva più alla possibilità che il Pescara restasse in Serie B. Poi evidentemente tra il girone di andata e il girone di ritorno, perché io parlo, non parlo di mentalità, perché come questa squadra ci aveva la mentalità di giocare, di proporsi nel girone di andata, di colpo nel girone di ritorno l'ha persa, ecco perché ho detto sono in parte d'accordo con Totò, perché tra l'altro col forse Verona abbiamo visto una squadra... In realtà ci sono stati anche alcuni episodi, ma che gli hanno girato meglio. Siamo d'accordo che gli episodi ti aiutano, perché un gol dell'episodio fortunato alla quindicesima giornata di andata, un conto alla trentesima di campionato, quando i punti, come si suol dire, contano di più, perché ci sono più confronti diretti, perché c'è una forza diversa. E non credo che non sia nemmeno un
calo fisico, perché altrimenti con il Verona non avresti avuto gli ultimi 10-15 minuti dopo il pareggio. E quindi credo che l'unico aspetto veramente positivo è che a due giornate dalla fine, due per il Pescara, tre per le altre, il Pescara è in corsa per i play-off. Credo che ci si debba accontentare, perché forse tutti, vorrei anche ricordare qualche piccolo intervento quando dicevo il mese di dicembre, ma non è che questa squadra sta andando oltre le proprie capacità e quindi poi lo paghi nel girone di ritorno, perché la storia è piena di squadre che hanno fatto un grande girone d'andata e un girone di ritorno con il freno a mano tirato, per essere però sintetico. Sai bene che nel corso di questa stagione due sono state le argomentazioni che costantemente sono state affrontate. La prima, il Pescara secondo molti è partito per la salvezza, ed è normale che il tifoso, vedendo la classifica, sostiene: beh, il lavoro di Pillone è sicuramente positivo, perché si era partiti per salvarci. E qui bisogna vedere quando sta la verità. Chiedo scusa, ecco, ma quando si, all'inizio si parlava velocemente, bisogna vedere dove sta la verità, perché se la società ti fa capire che vuol partire a fari spenti, non significa che l'obiettivo principale sia la salvezza. No, magari una salvezza a 10 giornate dalla fine, non illudere nessuno, poi me la posso giocare. Provare a fare qualcosa di bello. Esatto, sì. Anche perché la gestione di 10 milioni di euro non è uguale a quella delle squadre che sono in lotta per la salvezza. Io non investo 10 milioni per salvarmi come società. Vorrei fare un campionato importante, però partiamo a fari spenti. Questo è il primo tema. Il secondo riguarda questo benedetto mercato di gennaio, perché dicevi tu prima che la squadra era arrivata a 32 punti, poi qualcosa si è rotto. Dipende dalla cessione di Macini e da Palazzi. Con tutto il rispetto per Macini e Palazzi, non bestemmiamo calcio. Ci può stare, insomma, che poi qualcosa nel meccanismo che potrei dirti che dopo si interrotto. Che dopo è arrivato, però è arrivato Sottile. Bravo, è arrivato Sottile. È arrivato Bruno, che viene anche criticato da molti, però Pillon lo sta inserendo costantemente perché probabilmente è utile. Non è che gioca perché è il genero del presidente oppure perché non ha nessun altro. C'è stata una scelta tecnica nell'ultima partita. Bruno ha giocato a dispetto di Crecco e di Canutè. Allora, tutte queste argomentazioni possono deteriorare un po' il rapporto tra il pubblico e Pillon, tra il pubblico e il presidente che sostiene, come ha fatto ancora una volta, e se vogliamo in maniera errata, perché il presidente si esprime sulla prestazione della squadra, però o si ha fiducia nell'allenatore, altrimenti se non si ha fiducia lo si manda a casa, o no? Tutto questo sì che può ingrinare i rapporti, può portare a giudizi diversi. Io l'ho detto l'altra volta, la critica dopo la partita con il Palermo doveva essere un momento, al di là di tutta la rabbia che tu puoi avere dentro perché vuole vedere una cosa diversa, però il Pescara ha fatto quella vittoria e quella rimonta che è esaltante. Vabbè, lì l'uscita, Riccardo, del presidente non è stata secondo me opportuna, così come devo essere sincero, al di là della battuta, no, di mettere il pullman davanti alla porta, però no, si crea anche una sorta, ecco, di vittimismo per l'allenatore stesso, o no? Diventa poi vittima di un... Esatto. Secondo me si sta dando troppa importanza a questa storia di Sebastiani che parla. Bravo. Cioè, non, anche perché la reazione di Pillone sta sempre la stessa, non mi interessa, non ne parlo. I due, li vediamo prima della partita, stanno insieme, sicuramente parlano. Per cui non credo che questo incida più di tanto su questa storia qui. Poi... No, sull'ambiente, no, sull'ambiente può incidere, nei rapporti sintomatico, all'interno della squadra, no. È sintomatico che il presidente non è contento. Esatto, no? Ma no, ma è una cosa che ha detto più volte, del resto il rimprovero che gli ha sempre fatto dall'inizio è soprattutto la gestione dell'intera rosa, perché su questo credo che ci abbiamo fatto delle puntate noi stessi qua sul fatto, certo. Quindi non è che ha detto una cosa campata in aria che se l'ha inventata, è una cosa che abbiamo notato. C'è
se Sottil oggi è un uomo decisivo, beh, lo poteva, certo, essere, lo poteva anche essere a gennaio, così come a febbraio, a marzo. Pillon ti direbbe Sottil non era pronto, Bettella e Berlino non era pronto. Calcio puoi dire tutto, io dicevo quello che abbiamo visto, siccome in questo momento è questo, sicuramente lui non è che non se la sta, lui si sta giocando i playoff a modo suo, cioè non è che uno che non ci crede, Pillon, a mio avviso. Lui sta facendo il lavoro che ha fatto dall'inizio, il secondo, il suo calcio, lo sta portando avanti in questo modo per arrivare ai playoff. Probabilmente, 99% ci arriva. E quindi sotto quell'aspetto non si discute. Però io quello che ribadisco ancora una volta, anche perché lo sto dicendo da dicembre forse, anche prima della cosa, è la gestione di questo gruppo, che probabilmente lui ha fatto le scelte che avrebbe voluto fare diversamente, probabilmente anche meglio. Nel calcio non c'è controprova, però quello che ho visto io, quello che vedo io è questo, voglio dire, secondo me. Adesso appunto il fatto che sia uscito Sottil in questo momento, il momento in cui tra l'altro Mancuso ha tirato la carretta per tutto, certo, il campionato, certo, è stanchissimo, ha qualche problema fisico eccetera, e quindi è un grossissimo problema. Tu arrivi, Pescara arriva in questa fase che, meno male che stiamo scoprendo questi giovani. Permettete, però, che danno qualcosa la domanda mi sorge spontanea, come si passa da un girone di andata oltre 32 punti come giocava quel Pescara a un girone di ritorno che, ripeto, magari saranno 25 se vinciamo le prossime due partite, ce lo auguriamo, ma che sono sempre 7 punti in meno, e 7 punti ti porta dal terzo, e ho capito, voglio dire, c'entrano pure gli avversari, cioè ci sta chi tu sei sceso e gli altri sono cresciuti. Ah, beh, quello ti ho detto io. Sì, sì, ma infatti lo sto dicendo da dicembre, ma a novembre quando si parlava di promozioni dirette e tutto il resto, scusate, ma siamo sicuri che questa squadra ha la forza per forza intendo tutto, e non solo la condizione mentale, fisica, atletica, di gioco. Non stiamo discutendo il quorum di punti, stiamo discutendo come gioca la squadra. Anche a quello sto dicendo. All'andata giocava bene, al ritorno ci sono state delle partite. Sì. Riccardo, parliamo un po' più di gioco del calcio, cioè della tecnica. Noi abbiamo una squadra che, chiuso Brugman, pochissimo smistamento del pro in avanti, perché non abbiamo un'alternativa a Brugman, non tiriamo mai da fuori aria, abbiamo dei limiti di gioco evidenti che le altre squadre hanno capito, perché se le capisco io che vedo le partite, le vedono tutti, hanno capito perfettamente come giochiamo. Abbiamo provato a cambiare modulo mettendo Mancuso, ogni volta che entra l'attaccante prima punta e Mancuso viene spostato a destra, Mancuso si perde. Noi abbiamo fatto sempre gioco quando Mancuso ha giocato centrale con le due ali vicino. Ogni volta che abbiamo provato a cambiare modulo, la squadra non ha dato quel cambio di marcia, anzi si è involuta e si è tirati indietro. Questa è la spiegazione da parte mia, un po' più tecnica, al di là dell'essere a favore di Sebastiano e Pillon, che sono cose che non frega niente a nessuno. Ma i pregi e i difetti c'erano anche allora. Sì, no, è diverso, perché se tu Mancuso lo fai giocare alla prima punta, ti rende molto di più. Poi è vero che ha un calo fisico, ma e quindi... Ma sta giocando alla prima punta da una vita. Sì, mai sta giocando da una vita. Ma quando lui inserisce Monachello, Bellini, lo sposta, il ragazzo si perde, perché tocca pochi palloni, perché perdi in fase offensiva, uno. Punto secondo, noi non facciamo un tiro. Però adesso stai facendo l'allenatore tu. Sì, ma parliamo anche di calcio. Sì, scusa. No, questo è fantacalcio. Da fuori aria non tiriamo mai. In base al tuo punto di vista. Dal mio punto di vista. Ma se da fuori aria non tiriamo mai. E perché? E perché questo? Perché lo dice Pillon? Fammi capire. Perché le caratteristiche dei giocatori. Ho capito. Ma dove vuoi arrivare? Che senso? Voglio arrivare che dalla prima fase di campionato dovevamo un modo di giocare. Non abbiamo cambiato il modo di giocare, non abbiamo fatto qualcosa in più. Ci siamo involuti, mentre le altre squadre sono cresciute, abbiamo fatto un passo indietro. E questa cosa ha portato ad un atteggiamento rinunciatario, perché questa squadra subisce il gioco degli avversari. Allora come lo spieghi che nell'ultima partita ha segnato i primi minuti? Fammi capire.
Come lo spieghi? Fammi capire. Scusami. No, come, no, spiegami. Ma è un episodio. Ma no, ma tu parli in generale, parli no, in generale. Sempre io così. Parlo perché devo partire. Ma no, in generale. Ma tu spiegami perché dopo se il gol... Se hai segnato non... dopo sei minuti, evidentemente hai fatto anche un gioco offensivo e sei riuscito a fare. No, hai fatto un'azione. Ho capito, una. Allora poi l'hai fatta. Una. Beh, una la può fare. Luca e Paolo, Luca. Una. Che il Pescara abbia esaurito... Scusami, le... fammi tirare una tua cosa. Fatta no, quell'azione, non ne hai fatte più. E allora? E allora? Dipende da Mancuso che sta no. Di ruolo. Ma fai un discorso logico, non logico. Faccio un discorso logico. Ma no, non è sì. Prima parlavi però di atteggiamento. Di atteggiamento. Okay. Ci sa, però, l'atteggiamento di una squadra che va in campo a vincere le partite è questa. No. Questo no. Rispondo. Questo però non è perché c'è Mancuso o se... un altro l'atteggiamento. No, io stavo spiegando. Cercando di spiegare perché non riusciamo. Vabbè, comunque siamo la squadra che. Ma quante volte tiriamo in porta? Forse con Rai abbiamo tirato 5 ma volte. Ma sarà un limite ma se della tu squadra. Le statistiche... oh, sarà un limite di sta squadra o no? Ho capito. Cioè, io è quello ma che se ti tu guardi scusa, le statistiche alla fine della partita, l'altra squadra tirano in porta, compreso il Carpi, molto più di noi. Guarda. E tu non ci riesci. A proposito, allora, a proposito posso ribadire di... una cosa a Borgo. Sì. Devi fare i conti con le tue debolezze, non con le con i tuoi sogni, non con i tuoi sogni che devi tirare di più, che l'attaccante ma deve essere sempre là. No, guarda, devi fare i conti con le tue debolezze. Se c'è una competenza, il problema vero è questo, perché non è una squadra che può, non è che c'è stato sto calo così all'improvviso perché che succede? Perché sei inferiore agli altri sul piano, quindi devi essere più bravo a dare qualcosa in più da queste debolezze che hai. La differenza è tutta là, non è che ma siccome... se vogliamo sognare che devi tirare 10 volte in porta, chi ci tira? Sì, ma anche quando abbiamo fatto 32 punti non tiravamo da fuori area, eccetto Memucci. Esatto, non tiravi da volta. Fuori area. Quindi cioè... perché certe cose prima si vedevano e dopo allora, non si sono viste più? E di stato esaminare tutte le giornate per giornate. Luca, Luca, perché secondo me questo organico nei pochi uomini usati da Pillon con continuità sono stati logorati, cioè la prestazione di Mancuso negli ultimi due mesi non possono essere paragonate a quelle che aveva 14, ma perché ha giocato 32 partite tutte a 100 all'ora per dare il suo contributo. È meno male che ha giocato. Perché se non chi giocava, sì, no, però, vuol dire, ma se tu non gli dai Mancuso non è un esempio da fare, no, Mancuso un gol nelle ultime 8 partite non c'era sul rigore ad Ascoli. Vuol dire, ha avuto un calo di rendimento, sì, ma non perché ma non c'è un'alternativa, non è che non tu dici adesso ci metto io non lo so perché magari Bellini potevi metterlo un po' prima no. Nel corso dei già, già l'ho detto che secondo me ha sbagliato a metterlo sembra che Mancuso faccia la Coppa Italia la Champions League ma gioca una volta una settimana ma cos'è un calo di rendimento ma dai io su questa sembra un giocatore adesso se vai Mancuso 8 settimane vuol dire che qualche cosa di diverso c'è anche un problema fisico Mancuso un problema fisico allora parliamo di una cosa fisica non di un calo di rendimento perché è un problema fisico se c'è un problema fisico è giusto non gioca si ferma 10 giorni e non si allena fa una vita migliore ancora non che non la faccia nel senso che si recupera perché poi Mancuso è perché ha fatto un gol nelle ultime 8 partite che se no sul piano del rendimento sul piano dell'impegno anzi secondo me ce ne mette pure troppo però lasciamo completare Luca altrimenti facciamo l'alternativa stiamo sognando l'alternativa a Mancuso non esiste però capito ma per quello che ho visto io meglio un asino un cavallo zoppo o un asino sano di uno che ha fatto 15 gol era già andato è quasi sicuro però se non mai capito l'alternativa significa uno forte quanto lui dove sta ma nelle ultime ma se lui in questo periodo non sta bene fisicamente lo fermi una settimana a due e vedi di recuperarlo questo non basta fermarlo due settimane intanto ci provo scusa non ti fermare tu sennò loro ne approfitto non è solo Mancuso ma per vedere Scognamiglio abbiamo dovuto aspettare che si infortunassero tre centrali e poi ha giocato Scognamiglio a dicembre per vedere Bettella la stessa cosa per causa di forza maggiore è stato schierato a Carpi ed è il giocatore centrale secondo me più forte attualmente in circolazione di quelli del 2000 quindi lui a ogni volta ha esaurito le energie di chi ha scelto e non ha mai dato spazio a chi non era entrato nelle sue grazie dall'inizio
Paolo, poi andiamo in pubblicità. No, guarda, loro hanno parlato molto bene anche proprio dal punto di vista tecnico, tattico, di scelte. Io non vorrei essere banale, però preferisco più soffermarmi su quello che è un po' il mio campo, perché insomma io non riesco a capire, nonostante insomma adesso un po' di esperienza l'abbia maturata anch'io, però non riesco a capire se una scelta è giusta o meno, se a centrocampo doveva giocare quello oppure doveva essere sostituito da quell'altro, perché non posso sapere che cosa ha visto Pillon durante la settimana, non posso sapere se un allenatore fa quel cambio perché ritiene che l'avversario a centrocampo abbia un certo tipo di caratteristiche, non lo so. Posso però... Una punta, metto un centrale difensivo. No, però adesso, per esempio Totò prima diceva centrocampo. Se ti trovi in difficoltà, tu cerchi di rendere il centrocampo un po' più... La gestione sbagliata. Ma è il mio punto di vista, perché sono allenatore. No. Però il mio punto di vista è questo. Io la partita che ho visto, il Pescara, a centrocampo era inesistente. Io ho fatto 70 minuti. Allora l'unica mossa da fare non era di mettere Bellini, che non avrebbe preso manco una palla perché non ci sta nessuno che la portava, di mettere magari un centrocampista in più, di fare un centrocampo diverso. Scusa, davanti di struttura si chiede di magari raccogliere il pallone che arriva dalle due guardie, tenerlo. Ma mai la metà campo, l'unica. Lo prendi in rilancio, c'è davanti di struttura, toppa la palla, cerca di passare nella squadra. Una cosa secondo me demenziale, non c'entrava niente, non c'entrava niente, perché tu non sei mai riuscito a superare la metà campo. La strategia da attuare. Evidentemente era in difficoltà sul gioco, quindi chi c'entrava il pembellone là davanti? Fammi capire. Cerca di farti salire. L'ha presa alla fine, quando è diventata la mezzanina. Ti dà ragione anche Klinko, che annuisce questa volta. Questo è grave, Totò. Perché lui allenatore capisce. Allora, Andrea, che novità abbiamo dal posticipo in Serie A? Che il Sassuolo ha appena segnato a Firenze con Berardi, dunque Fiorentina 0, Sassuolo 1. A te. Bene, allora, ti ho interrotto, è vero. Soltanto la premessa, no? Per arrivare a dire un'altra cosa, cioè la mia era una premessa collegandomi a Totò, a Luca e a tutti gli altri, perché invece io ritengo che l'atteggiamento, sì lo so è una materia filosofica, però l'atteggiamento anche nel girone di andata quando arrivavano tanti punti non è mai stato quel tipo di atteggiamento che magari molti speravano, si auguravano, volevano. Però questa qui è una Francesco che ha sempre avuto dice Pillon è questo, Pillon certo, ha costruito la sua carriera. Certo, questa, sì, questo tipo. Infatti sono molto... Il girone di andata e Pillon faceva determinate scelte, condividere o non condividere, capire, ecco, diciamo, capire o non capire, sempre con il solito alibi, l'allenatore vede i giocatori tutti i giorni e quindi non può fare delle scelte per tagliarseli per conto di certo. Quindi se l'allenatore era questo, adesso lo stesso allenatore in questo periodo, come dice Luca, ha spremuto troppo alcuni giocatori, forse certe scelte andavano cambiate. C'è qualcosa che non guarda, perché altrimenti non staremmo a parlare di una squadra. Pillon non è stato criticato perché ha fatto punti, perché il suo Pescara è stato nelle alte sfere della classifica. Esatto, perché oggi, perché a livello di gioco, negli anni abbiamo criticato Zeman, lo scorso anno, Baroni. Sono stati criticati tutti gli allenatori. Poi la classifica nasconde probabilmente delle difficoltà. Resta altamente positivo fino a oggi, certo. E mi auguro che lo diventi nelle prossime due giornate e poi almeno nella prima parte dei playoff. Ma attenzione, che le squadre che stanno davanti a noi, io non voglio dire quelle dietro forse, ma quelle che stanno davanti a noi come organico, e quando si parla di organico vedi il curriculum del giocatore. Se tu devi giudicare un giornalista, questo lo fa da 40 anni, quello lo fa da 4 giorni, sai, quantomeno sul piano dell'esperienza io dico... Vabbè, però insomma, siamo parzialmente d'accordo tranne il Lecce, perché il Lecce ha la struttura della scorsa stagione. Però poi ci sono le formazioni che a sorpresa fanno pesare la coesione, l'organizzazione. Che viene già... in mente la Mantia, ma anche qualche altro, sono giocatori di grosso livello per questo campionato, e sono tutte squadre che come organico e come espressione nei mesi, soprattutto nel girone di ritorno, quando si decidono i campionati, adesso ci stanno i social e ci sta Inter. Però i nomi contano relativamente, esatto, sempre l'organizzazione, perché la Cremonese ha tanti nomi, il Crotone ha tanti nomi. Poi se ripercorriamo il film del
volevo finire a dire. Mi dici quando ti sei divertito guardando il Pescara? No, allora, due mezze partite forse. Io guardo la classifica che oggi sei quinto. Non parliamo di divertimento, perché i divertimento ci siamo divertiti, come ricordo io gli ultimi 30 anni, poche volte, come devo dire, quando ci stava Galeone, quando c'è stato Zeman e quando c'è stato Oddo, tanto spettacolo, l'anno forse di Delio Rossi, ma tanto spettacolo, se si intende spettacolo. Ma qui non stiamo chiedendo chissà cosa, stiamo chiedendo soltanto di vedere una squadra organizzata in campo. Secondo me, seguendo in classifica, e forse la tua posizione. Io torno a ribadire, il Pescara deve fare i conti con le sue debolezze, non con la sua presunta forza che non c'è. Bene. Se riesce a fare i conti su quello, come più spesso ha fatto l'allenatore, ce la possiamo fare pure andare molto avanti. 21:45 pubblicità e poi torneremo in studio tra poco, sempre col fiato grosso. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:51 minuti, rientriamo in diretta, torniamo in regia da Andrea Costantino. Allora, l'Atalanta, ricordiamo, nel primo posticipo della giornata ha vinto contro l'Udinese, invece a Firenze
Firenze è finito il primo tempo, Fiorentina-Sassuolo 0-1, Rederi Berardi, subito dopo il gol del Sassuolo, rigore fallito da Veretout della Fiorentina e parato da Consigli. A te. Ecco Andrea, ci fai vedere le partite in programma il sì. primo maggio, mercoledì? Assolutamente sì, questo è il turno del primo maggio, tutte le partite si giocheranno di mercoledì con questa cadenza oraria, Palermo-Spezia alle 12.30, poi alle ore 15 tutte le altre partite ad eccezione di Brescia-Ascoli. Le altre partite sono Carpi-Cremonese, Cosenza-Venezia, Crotone-Benevento, Foggia-Salernitana, Verona-Livorno, Padova-Lecce e Perugia-Cittadella, partita che interessa molto il Pescara perché sono le due compagini che chiudono al momento la zona playoff, dove potrebbe rientrare la Cremonese che si è avvicinata a un punto. Riposa chiaramente il Pescara, Brescia-Ascoli alle ore 18. Ricordiamo Enrico che in caso di vittoria del Brescia e di vittoria del Lecce e di mancata vittoria del Palermo, le due squadre in testa alla classifica festeggerebbero la promozione in Serie A. Chiaramente anche una delle due, se dovesse vincere soltanto una, questo risultato abbinato alla mancata vittoria del Palermo fa festeggiare Brescia e o Lecce. A te. Sì, stavo vedendo soprattutto gli impegni di Venezia e Salernitana che saranno le prossime avversarie del Pescara, perché il Venezia andrà a Cosenza, la Salernitana a Foggia e non sono trasferte facili. Totò, tu ti sei preparato? Cioè hai, è vero che la classifica. È vero che con un punto il Pescara è matematicamente nei playoff. Secondo me sì. Con un solo punto può arrivare. Con un solo punto può arrivare anche ottavo. Ottavo. Anche perché lo sapremo pure presto, nel senso che c'è Palermo, Spezia. Sì. E poi c'è Perugia Cittadella. Adesso è il momento di fare i conti. Se fanno un pareggio tra Perugia e Cittadella e perde lo Spezia, insomma alla fine. Questo giochino lo faremo dopo l'altra fascia. Speriamo che la Salernitana non abbia bisogno di punti l'ultima giornata. Intanto è stato riconfermato il tecnico, almeno fino a mercoledì, anche perché in questa settimana il Pescara potrà sfruttare anche il fatto di avere una settimana di lavoro normale contro altre squadre che vediamo il bicchiere mezzo pieno, almeno sotto un certo punto di vista. Torniamo a Pillon, al Pescara, perché negli anni noi abbiamo sempre criticato gli allenatori quando le cose non andavano per il verso giusto. Tu sei stato il primo con tutti e molti per esempio ci chiedono lo scorso anno perché non avete criticato eccessivamente Zeman. Veramente Zeman è stato nel nostro mirino per tante settimane. Poi la classifica molte volte nasconde oppure diminuisce un po' la critica verso questo tecnico, perché come dici tu Totò, Pillon sa come portare la sua squadra ai playoff, può piacere, non può piacere, però sta raggiungendo il suo obiettivo. Sì, lui lo sta facendo secondo le sue scelte, magari se fosse stato un po' più malleabile, più meno drastico, come diceva anche Luca, voglio dire... Ti chiedo subito però, la probabile, perché non c'è mai la certezza, mancata riconferma per la prossima stagione, legata soltanto a questo fatto che il Pescara non ha espresso un gioco, non diciamo brillante, un buon gioco, oppure ad altri motivi, secondo te? Ma secondo me non hanno, c'è un contrasto di fondo tra la società, quindi tra Sebastiani e Pillon, soprattutto. Ricordiamo che Pillon è un uomo di Repetto che è stato invece riconfermato. Esatto, però sulla gestione, credo soprattutto sulla gestione. Pescara ha puntato, non è un mistero, soprattutto su questi prestiti di qualità, cioè tutti i giovani e sono stati, diciamo che non sono stati presi, a parte Antonucci all'inizio della stagione e poi subito accantonato. E quindi c'è una filosofia anche diversa tra la società e l'allenatore. Pillon, voglio dire, però Pillon sapeva che all'inizio aveva questi giorni, quindi esatto, però poteva forse opporsi. Ma no, le ha utilizzati poco, anche perché lui credo che sia comunque un aziendalista. Lui sotto questo aspetto credo che non ha mai chiesto nulla, voglio dire, nemmeno credo che l'unica richiesta che ha fatto è stata Maras, che tra l'altro in quel momento non era un giocatore appetito da altre società, per cui sotto quell'aspetto la gestione, almeno sotto quell'aspetto, credo che Pillon
non gli possa, il presidente non possa rimproverare qualcosa a Pillone e viceversa, perché credo che Pillone sia stato anche libero di fare le sue scelte tecniche al di là delle uscite del presidente. Quindi perché potrebbe non restare? Perché io soprattutto sulla gestione dei giovani, credo soprattutto su quello, perché insomma Pescara oramai è una politica che sta facendo da tempo, quello di affidarsi, che so, all'Atalanta, alla Roma, quindi là è anche questione di rapporti, credo, che viene portata avanti. Tu dici è stato riconfermato il gioco forza dopo la salvezza. Esatto, però dopo non credo che sia la linea. Sì, non si poteva non riconfermare, ma se non fosse arrivato l'anno scorso con un altro allenatore, si fosse giunti alla salvezza e si doveva scegliere l'allenatore, non avrebbero mai scelto Pillone. Con tutto il rispetto che si può avere, ma secondo me non sarà riconfermato per la qualità del gioco, cioè non si può sopportare un altro anno con distenti. Il pubblico pescarese credo che già ce ne vanno pochi quest'anno. La tua motivazione è diversa da quella di Totò. Sì, anche quello sui giovani. No, io la premessa che voglio fare, scusa Luca, però, che rispetto alle altre, Pescara ha fatto molto più di quello che poteva fare. Sul piano tecnico, io parlo sul piano tecnico. La crescita di questi giovani non è che l'abbiamo potuta vedere, quindi non sai né se sarebbero cresciuti né se erano delle ciofeche, voglio dire. Quindi, allora, diciamo che sulla gestione dei giovani indubbiamente la società non era d'accordo con l'allenatore. A me mi viene da dire, insomma, se Pescara fa i playoff, passa il primo turno perché magari fa quinta, poi i playoff ci riservano tante sorprese e va in finale. Adesso vuoi fare il mago, non ho capito. No, non sto facendo, mi sto ponendo questo interrogativo, chiedo scusa. Intanto ci auguriamo ovviamente che il Pescara faccia i playoff e vince in Serie A, un altro discorso. Vai a fare la finale, fai la finale playoff, al di là del confronto, il primo in casa, il secondo fuori e tutto il resto, e magari perdi la finale. Non lo so se si potrà parlare, secondo me no. Non si potrà parlare di una stagione negativa. Assolutamente. E allora già adesso non è negativa. Esatto, l'abbiamo detto prima. E quindi diventerebbe una decisione che da prendere in base a quelli che sono i rapporti, a come ha gestito tutti questi giovani che all'inizio non hanno giocato, che ci abbiamo messo. D'altronde tu a dicembre hai cominciato giustamente a dire: ma può essere che non possiamo vedere. Però se uno di Milano sta vedendo la divisione, ci dice: questi sono scemi. Con il Pescara quinto, no, non è nemmeno lotta per quelle, dice, perché fanno questo tipo questi di sono scemi, ci dice, cioè, quello di Milano non ha visto il Pescara durante l'anno, non ha visto le prestazioni del Pescara. Ho capito, ma tre mesi. La prestazione è importante, ma tante volte la prestazione ti dà il risultato, ma non è detto che ti debba dare sempre il risultato pieno. E il Pescara, secondo me, sta ottenendo un risultato pieno, perché a due giornate alla fine è in piena corsa per i playoff. Con tutte le critiche da fare, però anche il Pescara di Baroni era un passo dai playoff prima dell'avvento di Oddo, no? Non c'è paragone. Giocava meglio il Pescara di Baroni o il Pescara di Simeone, Riccardo? No, non è uguale per niente. No, scusate, ma quella era una squadra che non ci sta paragone. Io per quello parlo di questione. No, ma di qualità, no, dai. Ma noi stiamo a scherzare. Politano, Melchiorri, Bjarnason, Salomon. Cioè, quello era quello lì. Te l'ho detto, quello era uno squadrone, ok? Sì, non possiamo fare il raffronto con quello, non lo possiamo fare. Io ho detto, se la scelta deve essere, se la decisione deve essere conseguenza del rapporto con l'allenatore, di come l'allenatore ha lavorato con i giovani, che sappiamo qua tutti quanti, non scherziamo, adesso tutti quanti parlano dell'Atalanta, pare che Gasperini lo mettiamo al posto di come si chiama, dello Spirito Santo, di Gesù, di Dio e della Madonna. Ma all'inizio, quando andava male quest'anno l'Atalanta, è stata la società che si è seduta a tavolino, perché non è che lo dico io. All'inizio non stava andando. Lo scorso anno, scusami, lo scorso anno, ma anche quest'anno. Si è salvato, ma anche l'anno scorso anche la società si è seduta con l'allenatore e hanno parlato, e c'è stato evidentemente un dialogo aperto, franco. Che cosa hanno detto? Cioè, quando l'Atalanta andava male,
perché stava ultimo in classifica, a Pescara, a Gasperini, quando giocava il Crotone, doveva essere esonerato. Quello 3 anni fa, io sto parlando dell'anno scorso, ma anche di quest'anno. Poi della gestione, poi che cosa ha fatto Gasperini d'accordo con la società? Ha tolto i veterani, ha giocato con i giovani. Lo so, per quello, quindi devono andare d'accordo le due linee. Esatto, no, quindi è mancata sintonia tra... Quello, se non c'è sintonia su una cosa, non sui risultati non lo puoi condannare. Paolo, stiamo scherzando. La Serie B, che è totalmente diversa dalla Serie A, la puoi fare in due modi. O la fai con la freschezza atletica dei giovani, o la fai con gli anziani di esperienza che scendono dalla Serie A. Oppure con un mix. No, ma il mix, guarda il Lecce. Il Lecce sono tutti giovani frizzanti. No. Vengono dalla Serie A. No, non sono tutti giovani. Quasi tutti. No, non sono tutti vecchi. No, tutti vecchi no, ma c'ha giocatori esperti come ce l'ha il Pescara, dai, scusa. Ma se tu in Serie B non fai giocare i giovani, dove li fai giocare? Guarda che noi, il Pescara, ha avuto dei giocatori che nessuna squadra di Serie B che c'è mai stata ha avuto, perché sono tutti giocatori che oggi stanno tutti in nazionale, quasi tutti. Quindi il problema è che quando li hai li devi far giocare, perché Sottil andrà in nazionale, Antonucci probabilmente anche, come è andato Politano, come è andato Verratti, come è andato tutti questi giovani. Il Verratti di allora non è il Verratti di adesso. L'insegne di allora, però giocavano qua, al di là dell'allenatore, c'era freschezza di gioco, c'erano alternative. Oggi abbiamo due schemi di una squadra che, anche se ha qualche giovane, è vecchia. Sì, ma la domanda iniziale, il rapporto tra la società e Pilloni. Credo per la gestione dei giovani. Guarda, io sono una persona abbastanza attenta. La domanda iniziale era sui giovani, nel rispetto di Sebastiani, che avete detto. No, la domanda non era quella. Pilloni. Sei disattento. No. Sei disattento, ma te la ripeto così la capisci. Perché dai. Si è deteriorato il rapporto con la società. Perché? Perché non ha gestito i giovani. Quindi sei d'accordo con Totò? Assolutamente okay. Sì. Non ha gestito Luca i giovani. Dice perché? Perché se tu prendi Pinto, fa una partita e ha giocato distrettamente bene, perché tutti gli hanno dato 6.5-7. No, non scherzo, ha giocato male, dai, Pinto, l'abbiamo visto una volta, ha giocato male. Se vai sul piano tecnico ha giocato male, poi che non giocato, ha giocato male. Vabbè, senza portare l'esempio sui singoli, come concetto generale. Se tu hai un giovane e non lo fai giocare, cosa l'hai preso a fare? Ci sono giocatori che non ho mai visto, e non ti sto dicendo Del Sole, Pinto, ti dico quanti ne vuoi. Poi ti trovi Sottil, lo metti dietro le punte, gioca male, lo metti fuori, e poi fortunatamente, perché si è rifatto, l'hai messo esterno e hai trovato l'alternativa. Tu ma l'hai trovata dopo. Sei come Adami. Quindi la gestione dei giovani, oppure come dice Luca, perché non è piaciuto la gestione di tutta la squadra, ma soprattutto dei giovani. Va bene. Paolo? Allora, io penso molto alla gestione dei giovani. Io ricordo che eravamo proprio qui in una tua trasmissione, nel periodo del calciomercato, in collegamento telefonico c'era il presidente Sebastiani. Sì. E io credo che già da lì, non dico da quella telefonata, ma da quello che stava succedendo in quel periodo, si cominciavano a vedere le prime spaccature. Confermo. Tra Sebastiani e Pillon, no? Te lo ricordi quel collegamento telefonico? Parlo di Elizalde, di Del Sole, cioè i giocatori, sì, che in quel momento erano ignorati. E poi il contrasto nasce da lì, dai ragazzi. Nasce da lì, sono convintissimo di questo. E poi credo che sia anche un discorso proprio di deterioramento di un rapporto. Non voglio dire che è fisiologico, certo in questo caso si è deteriorato molto velocemente a dispetto dei risultati, però purtroppo questo nel calcio accade spessissimo. Non me lo sarei aspettato così velocemente il deterioramento, perché non ci dimentichiamo che, non so, 6-7 mesi fa qualcuno, non dico tra di noi ma tra i nostri colleghi in conferenza stampa, addirittura chiese a Pillon, non sto parlando di anni fa, di pochi mesi fa, se avrebbe prima o dopo il mercato, prima del mercato, sì, accettato addirittura una riconferma a vita, cioè un chiudere la carriera qui a Pescara. Penso che ve lo ricordiate un po' tutti quanti, e che Pillon fece quella battuta: so come vanno le cose nel calcio, devo chiedere a mia moglie. Sebastiani quella cosa lì proprio quasi se l'è legata al dito, perché credo che sia stato
un primo accenno di non coesione con la città di Pescara. Io la vedo così. Ma io l'ho letta diversamente. Come l'hai letta tu? Essendo un uomo di calcio, voglio dire, sa come vanno le cose. Sa benissimo, certo, che la cosa che ti dici oggi, domani te la puoi smentire, perché dipende dai risultati. Perché la logica di Pillon è questa. Io ricordo anni fa, ricordo in particolare Eddie Rey, era la prima esperienza che fece a Pescara da allenatore. Tra l'altro fece pure bene, fece terzo, quarto. Sfiorò la Serie A, sì. Sfiorò la Serie A e i fedeli gli proposero la conferma e lui disse no. Disse no perché so come fanno le cose nel calcio, preferì andare via, voglio dire, capisci? Perché non è facile dirlo a dicembre, a gennaio, soprattutto l'allenatore navigato, del resto nemmeno quegli altri che vediamo in Serie A lo dicono. Quindi quel problema della clausola a gennaio era un falso problema, perché era la scusa per non parlarne. Pillon aveva già capito che fosse. Sì, sì, assolutamente sì. Però poi non si sa mai, perché le cose possono anche cambiare all'improvviso, no? Ma adesso non cambieranno, Enrico. Ah, non lo so, perché un Pillone che ti porta in Serie A, sai, cambia tutto lo scenario, no, Luca? Beh, no, secondo me no, secondo me anche un Pillone in Serie A non te ne confermo. Sono d'accordo con Luca. Io no. Io invece ritengo che adesso non siamo magari in Serie A, lo potremmo scoprire. In B no, magari sì, lo potessimo scoprire. È anche il momento, è vero che si guarda in faccia al presente, però si incomincia a lavorare per il futuro, certo. E avendo Repetto in società che conosce molto bene sia il modo di pensare del presidente, ha voglia probabilmente di ricreare un progetto come fece qualche anno fa. Infatti il problema vero in questo momento è che praticamente Pescara si ritrova senza una squadra per il futuro, perché la squadra è, quelli che c'ha sono tutti anziani, quelli giovani non sono di proprietà, a parte uno o due. Per cui è una squadra da rifondare per l'anno prossimo. Comunque vada, se si resta in B, se si va in A. Quindi il problema grosso di questa squadra è il futuro, al di là di come andranno le cose in questo momento. Proprio perché la gestione in questi ultimi 2 anni è stata fatta in questo modo. Ovviamente ricordiamo Totò che Bettella resterà perché l'impegno è per un anno e mezzo. Sì, sì, per Sottile potrebbe esserci la riconferma, se la Fiorentina sarà d'accordo. Anche se a Firenze Sottile parlano come futuro, sì, l'erede di Chiesa. Quindi. Anche lo stesso Gravione, che è stato ceduto all'Inter, potrebbe restare lui, perché ormai, cioè, il calcio è fatto anche di prestiti, di accordi con le grandi società. Probabilmente questo è stato l'argomento che ha creato la rottura, il rapporto con i grandi club, ha creato delle difficoltà. Perché poi giustamente a livello dirigenziale l'Inter o le altre telefona e dice ma non gioca, poi telefona un altro, ma quello no, ma non gioca. Scusa Francesco, stanno pure i procuratori, cioè quelli che gestiscono. Procuratori poi non ne parliamo, però giovane, lo siamo d'accordo, sì, loro, però dopo a livello di società maggior ragione, soprattutto se sono società di Serie A e tu sei una società di Serie B. Luca? È vero, che quante telefonate arriveranno di procuratori che si lamentano perché non gioca Tizio, non gioca Caio, ma c'è il procuratore di Eliziade che magari va a ricevere telefonate di Paratici, allora lo dai alla Juventus. Sì, però sul piatto. E non lo vedi. Però non possiamo dimenticare, guardate, me quasi faccio fatica a dirlo. Però non puoi dimenticare. Però a difesa di Pillon lui non può stare a pensare a tutte queste cose. Sull'altro piatto della bilancia c'è il campionato che stai facendo. Esatto. Punto e basta. Questo è inoppugnabile. Quindi negli annali, se poco poco, ripeto, fai i playoff, ti vanno bene. Non voglio dire che vai in Serie A, perché se stiamo parlando di una squadra che fa fatica a ogni piesso spinto, Francesco, anche se Pillon qualche giorno fa in conferenza ha detto che lui, insomma, prima deve arrivare ai playoff e ci arriverà, ce lo auguriamo tutti quanti, addirittura parla del fatto che il Pescara può essere una mina vagante, sì, perché ha le caratteristiche che altre squadre non hanno, ma poi non hai la pressione, bravo, non hai la pressione di andare andare per forza in Serie A, però capito? Aspettiamo l'arma segreta allora, cioè perché? Ah no, Riccardo, che volevi dire? Tu in Serie B hai due obiettivi, o la promozione e la salvezza, altre cose non le hai. Che tu arrivi fuori dalla promozione in Serie A, non hai le coppe che uno dice, arrivo quarto qui hai, se sali o se ti salvi, ok?
Ok? Quindi in Serie B ci saranno anche i playoff. Io credo che un conto è il campionato per decimo posto. Ci sono playoff e playoff. Non scherzi. Esatto. Sì, ho capito che ci sono playoff e playoff. Sì. Però tu oggi sei in corsa per i playoff. Certo, se stavi 5 posti dietro, oggi stavi. Forse stavi a fare i conti. Non mi approfittare perché sono senza voce. No, ma se fai sentire lo stesso. Il mio ragionamento è che se tu poi arrivi quinto o sesto e valorizzi i giovani alla società che ti fanno, che riesci a vendere o riesci a fare, è molto meglio. Vabbè, è logico che è molto meglio arrivare a 90 anni stando bene con il portafoglio pieno che a 60 ammalarti e morire. Beh, hai ragione se saliamo in Serie A, se no no. Pubblicità, poi ultimo quarto d'ora di trasmissione. Hai ragione, sempre col fiato grosso. Hai ragione. Vero Loris. Se no no. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel
nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. ...22-17 minuti, Andrea Costantini, abbiamo novità da Firenze? No, non ve ne sono, sempre Fiorentina 0, Sassuolo 1, a te. Altre novità sui social, tutto tranquillo, sì? Sì, 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 all'apparenza tutto tranquillo, chiaramente il Pescara riposa, ma le attenzioni sono rivolte al turno di campionato, quindi le notizie si concentrano più su questo fronte della prossima giornata. Abbiamo 12 minuti di trasmissione, lunedì prossimo... Sarà un lunedì importante perché c'è stato il turno infrasettimanale, c'è stata la partita di Venezia. Dovremmo avere un quadro più chiaro. Beh, manca solo una giornata al termine del campionato. Riccardo, cosa succede? Questa partita di Venezia contro Cosmi, che ha bisogno di punti, guarda, senza Memusciai. È molto importante la partita, questo turno, sì, per poi capire cosa succederà. Perché il Venezia e la Salernitana hanno due bruttissime trasferte, Foggia e Cosenza. E onestamente noi incontriamo il Venezia che per me perde mercoledì a Foggia e quindi ha bisogno di punti e quindi sarà una partita complicatissima e ti dico la verità, sono seriamente preoccupato per la partita col Venezia. Dopodiché, pensavo che eri preoccupato per Pillon. Anche. Questo anche fa pensare, capire, però, perché anche. Anche perché è l'allenatore del Pescara. No, fa pensare che potrebbe succedere qualcosa dopo Venezia. Questo molti l'hanno detto già da tempo, che arrivava Zauri da tre mesi, no, Totò, sta voce. Pillon chiuderà il campionato tranquillamente. Che non facciamo martiri dove non ce n'è bisogno. No, ma adesso stiamo scherzando. Frase, però abbiamo un presidente che è già esonerato a una giornata alla fine allenatore. Quindi, vabbè, ma lì Baroni era fuori dai playoff. Baroni, sì, quando è stato esonerato, era fuori dai playoff. Totò, ricordo bene. Lui non era playoff e sottolinea, aveva uno squadrone. Quindi uno squadrone. Però mi dovete perdonare. Sì, ma mi dovete perdonare. Prego. Io ho detto che dopo il turno settimanale, se perdiamo a Venezia, non è detto che siamo sempre nei playoff. No, no, sta sempre nei playoff. Dipende. Sta sempre nei non dipende da niente. Ma se perde, dire, no. Caccia il foglietto, Totò. Perché se ne perde Maurizio, tutte e due, no. Il prossimo turno, hai detto. Prossimo turno con Venezia. Allora, Cittadella e Perugia giocano tra di loro e vanno o 47 o uno rimane a 46. Lo Spezia gioca a Palermo. Se vince vince a Palermo va a 50 e tu sei a 51. E quindi sei sempre nei playoff. Cosa succede mercoledì? Mercoledì sera sei sempre nei playoff. Per cui non anche c'è dopo Venezia, sei sempre anche nei dopo Venezia, sei volendo, anche con un punto ci arrivi. Quindi, Luca, cosa ti senti di dire? Un consiglio da dare a Pillon, dai. Ma a Pillon non perché ne abbia bisogno, ci mancherebbe. Io gli avrei chiesto, ma gliel'ho chiesto nel corso della stagione, di essere un po' più coraggioso, però mi rispondono: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Perché in tante occasioni è voluto andare sul conosciuto, su quello che sapeva, che conosceva, senza mai sperimentare o cercare delle soluzioni alternative. Torno sempre al solito discorso: ha logorato chi ha scelto e ha messo in un cantuccio chi non rientrava nei suoi piani iniziali. Voglio dire, Marras ha giocato 32 partite, possibile che non sia stato mai messo in discussione Marras, nonostante un esterno, non abbia prodotto un gol. Un esterno titolare nel tridente. Però è stato anche il più sostituito. Sì, ho capito, però ha giocato sempre dall'inizio. Cioè, titolare possibile, non c'era un esterno da provare a destra. Adesso è uno dei nella ricerca del gol. È uno dei giocatori nella ricerca del gol. Fanno. Vuol dire, è possibile che non c'era un ragazzo che magari poteva darti un gol partendo. Sansovini, che non era un esterno, con Zeman, nell'anno della promozione fece 17 gol. Quest'anno gli esterni hanno prodotto merito anche di Sansovini, certo, e di Zeman. Merito di Sansovini, ragazzi, ma io sempre Sansovini e Marra sono i paragonari. No, appunto. Allora, Sansovini non ha mai giocato esterno, gioca esterno, fa 16 gol. Marra giocherà, se esterno, 100 volte, non farò mai un gol. Siamo d'accordo. Però, Giro non abbia dovuto giocare sempre Marra 34 partite. Marra è stato sicuramente il più positivo di questa squadra. Tutto il giro d'andata. In che termini?
In termini di quantità a sostenere la squadra e tutto il resto, come no? Che significa? Che poi non ha fatto gol. La storia è piena di esterni che magari non hanno fatto tanti gol o nemmeno uno, anche per caratteristiche. Io ho detto all'epoca Sottile, la quarta presenza ha fatto gol. No, ma non è quello. Del Sole, mezza presenza, due gol. Sì, vabbè, è un caso. Ma non è un buon risultato. Io ti sto dicendo un'altra cosa, perché Maras tutti i giorni andati è stato sicuramente il più positivo, anche perché nessuno si aspettava. Anche perché non lo conosceva nessuno. Non lo conosceva nessuno, e nessuno fuori. Il problema vero è che questo giro d'andata lui è stato sostituito 20 volte, 18 volte su 20, su 21 partite. Allora, cosa domanda che abbiamo fatto all'epoca? Ma non sarebbe stato più utile utilizzare Marras come subentrante piuttosto che per farlo sfiancare, quando, cioè farlo entrare durante quello ti parla della gestione? Perché Marras, che vuoi dire? Ma adesso è arrivato cotto, chiaramente lo vedi. Però si può dire che è arrivato cotto, no? Perché magari non vorrei fare l'esa maestà, no? Senza Memusai cosa cambierà? Cambia troppo, secondo me cambia troppo, perché in questo momento Memusai è il giocatore più efficiente che abbiamo a centrocampo, quello più determinante, perché Brugman sappiamo che non è al meglio, lo vediamo, voglio dire, dall'altra parte sia Crecco che Bruno non è che ti garantiscono la cosa. Chi sostiene questa squadra in questo momento secondo me è Memusai. L'ha dimostrato non solo con i gol che ha ritrovato in questa fase qui, lui corre come un disperato da tutte le parti. Era anche in ottima condizione, anche in fase conclusiva. Non hai una grande alternativa al posto suo, quindi ti devi inventare secondo me un centrocampo anche diverso. Il modulo lo vuoi azzardare oppure... Io andrei sul 4-4-2. 4-4-2? No, vedere quali sono le condizioni di Canutè, se sta bene, quindi Crecco, cioè trovare un centrocampo sostanzioso, anche perché poi davanti non è che hai grandi alternative. Sottile non è, da riconfermare. Non è questione, Sottile da riconfermare. Sottile punto fermo. Vedere come sta Mancuso. Però il 4-4-2 con Sottile Mancuso. Sì, potrebbe essere. No, voglio dire, ma questa è una cosa che avrei anche visto meglio contro il Verona, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Questo è un giochino che facciamo sempre, però l'ha fatto, certo. L'importante è che si trovi una squadra che vada in campo con un'idea, perché il Venezia è squadra ostica, Cosmi lo conosciamo, quindi sarà una partita veramente, veramente difficile. Paolo, ritieni quindi che lunedì prossimo avremo il quadro molto più chiaro, no? D'altronde mancherà soltanto una giornata. No, ma assolutamente così. Io personalmente non credo che... Certo, sono partite importanti, quella col Venezia, quella con la Salernitana, ma ovviamente lo dicono i numeri del campionato, la storia del campionato. Il grosso, per tornare a grosso, il grosso ce lo siamo messi alle spalle. Adesso è chiaro che dobbiamo fare bene a Venezia, perché sarà una partita ostica, il Venezia è disperato. Ma poi in questa fase del campionato dobbiamo pensare ai play-off. Pescara, che è in difficoltà. Anche Cittadella e Perugia non stanno bene, sta tornando su lo Spezia, la Cremonese si sta anche riprendendo, però sì. Cittadella, Perugia e Pescara sembrano le squadre un po' più in affanno. Sì. Si può così invertire la rotta in pochi giorni, in poco tempo, anche questione di motivazioni. Perché mercoledì tanto c'è Cittadella Perugia, sì. Quindi già una prova del rendimento delle squadre. No, ma il rendimento in generale, voglio dire, potrebbe succedere appunto se Cittadella Perugia, che sono a 46, vince una delle due, tu mantieni comunque 5 punti di vantaggio. Sì, l'ottavo posto, no, ti voglio dire. Posizione, sì, però mantieni, noi parliamo dei playoff, mantieni 5 punti di vantaggio con 2 partite da giocare, che non sarebbe poco, insomma. No, io voglio pensare all'ottavo posto. Avanzare, sì, sempre sull'ottavo posto, ma 5 punti sono tanti, sì. voglio dire. Anche perché poi una delle due, che ti devo dire, Cittadella poi affronta Verona e Palermo. Se dovesse vincere, può rientrare la Cremonese. Però la Cremonese gioca a Carpi. La prossima. Voglio solo chiudere dicendo questo: è chiaro che in pochi giorni può cambiare poco, no?
Però voglio sperare, voglio augurarmi in qualche modo che tutto quello che abbiamo ipotizzato anche qui in questa trasmissione sia sbagliato, no? Perché magari non sappiamo che, non so, la preparazione atletica, la gestione di alcuni giocatori in questo momento in difficoltà anche per problemi fisici, abbiamo detto Mancuso, non so, Gravillon, Campagnaro e altri, magari possano essere al top della condizione durante i playoff e magari davvero si possa... Tu dici tutto può cambiare anche in breve tempo. Potrebbe, sì. Magari non sappiamo alcune cose, ma in realtà faccio fatica a pensare che 5 persone più il conduttore questa sera abbiano sbagliato tutte le valutazioni. No, è importante proprio la preparazione, come dicevi tu. A me è sembrato un passo avanti l'ultima. Se la preparazione al Pescara ci arriva in queste ultime 3 partite al meglio delle condizioni, magari l'hanno pianificata, se la può giocare. No, in effetti prima è la cosa che abbiamo avvertito, anzi, credo che una puntata abbiamo parlato, sì, soprattutto di quella, molto squadra, più preoccupata, la squadra molto stanca, mentre invece l'abbiamo visto in netta ripresa, almeno sotto l'aspetto sia caratteriale ma anche fisico, voglio dire, per cui cioè in questo momento arrivare al meglio, questo può supplire anche eventuali carenze tecniche che hai rispetto alle altre, voglio dire. Ricordiamo che i playoff inizieranno il 17 maggio, la sesta contro la settima. Francesco, lunedì prossimo saremo più preoccupati, più sereni, secondo te. Potremmo dire che sapremo tutto, oppure di che morte vivremo, è il caso di dire. Perché il Pescara sta alla finestra e ci stanno questi confronti diretti, queste partite. Prima ricordava Totò, il calendario anche della stessa Salernitana non è semplice, il calendario della Cremonese. Sul Palermo, secondo voi? Secondo me sì, c'è anche questo da vedere, perché la cosa è grave, voglio dire, la situazione non è così da... Lì slitterebbero le posizioni. Esatto, no? Slitterebbero le posizioni. Ma lì devono prendere una decisione che in Italia non è stata mai presa. Una volta la giustizia sportiva in 10 giorni decideva, adesso tribunali, TAR, ricorsi e tutto il resto, che facciamo? Facciamo però i playoff a luglio? È assurdo che si è arrivati al 29 di aprile per definire una squadra per una situazione che si conosceva già da tempo. C'è il ricorso delle società. Una delle promesse di Gravina è stata questa, cioè quella di snellire queste situazioni, di non ripetere quello che è successo. Però siamo alla vigilia della terzultima di campionato e arriva il deferimento del Palermo. Il massimo di punti, da quello che ho sentito questo oggi per radio da una persona che leggeva il regolamento, il massimo dei punti il Palermo sono 4 che può prendere se gli vengono dati quest'anno, sì. Sono 4 il massimo a livello di punti. Scenderebbe a 53. Ho capito, ma glieli devono togliere da 1 a 4 finisce il campionato. Se li tolgono 3 giorni dalla fine del campionato, poi Palermo non fa ricorso, quindi vengono sospesi i playoff. Andiamo, su, dai. Andrea, una cosa questa della giustizia sportiva. Voglio dire questo, secondo me, senza giocare il Pescara mercoledì saprà con maggiore certezza se andrà ai playoff. Già mercoledì. Senza giocare, perché senza ovviamente giocare con le varie incroci che ci sono, io credo che farà un passo avanti senza giocare. Speriamo. Andrea? Allora, a Firenze sempre 0-1, annullato by VAR il gol del raddoppio al Sassuolo che era stato segnato da Demiral. E poi ricordiamo che oggi il Pescara ha ripreso il lavoro, la settimana di allenamenti, che sarà una settimana normale perché il Pescara non giocherà mercoledì. E nella seduta odierna, differenziato per Campagnaro, terapie per Memushai, che avrà però modo di recuperare con calma dai suoi acciacchi proprio perché sarà squalificato sabato. Domani doppia seduta agli ordini di Pillon. A te. Grazie Andrea, grazie a Francesco Di Francesco, ad Antonio De Leonardis, a Paolo Sinibaldi, grazie. A Riccardo Clinco, a Luca Pennese, ringrazio Maurizio da qui in regia, Loris Bennato e Gaetano Terrio alle telecamere, Stefano Recanati in redazione. Ci vedremo lunedì prossimo. Maurizio da qui, sì, ti ho ringraziato, ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21. Grazie per averci scelto.